Sono 22 i rossoblù convocati dall'Erda per la trasferta di domani pomeriggio a Grosseto, che lo ricordiamo si giocherà alle 14. Abruzzese, Beati, Bonvissuto, Castelli, Concetti, Cutolo, Degano, De Martino, Digao, Farelli, Gabbionetta, Galardo, Galeotto, Ginestra, Grillo, Legati, Mazzarani, Mendicino, Morleo, Perpetuini, Russotto e Viviani. Ancora fuori per infortunio Zito e Petrilli. Una gara difficile ma non impossibile, viste le buone prestazioni e i buoni risultati ottenuti nei tre ultimi incontri. D'impossibile non c'è niente, neanche nel calcio, o forse soprattutto nel calcio, quindi abbiamo sufficiente autostima per andare a Grosseto e interpretare bene la gara. Siamo fiduciosi, veniamo da un buon momento, incontriamo una squadra importante come lo era Lecce, come lo era l'Empoli, come lo era Cesena. Per me sono tutte difficili e quindi andiamo a Grosseto, come detto prima, con fiducia. Una squadra che produce tanto, ma se non sbaglio concede anche qualcosina. È una squadra che ha subito gol, ne fa parecchi e succedeva anche l'anno scorso, perché ho seguito parte del campionato Grosseto l'anno scorso, una squadra che concedeva e faceva gol. Poi voi Custinetti lo conoscete meglio di me, quindi sapete come interpreta il calcio. Correggimi se sbaglio, nel termine giusto, è più facile affrontarla lì a Grosseto No, piuttosto che averla affrontata qui a Crotone? non lo so. Qui l'abbiamo affrontata in un momento d'inizio campionato dove facciamo una gran bella partita, uscimmo tra i complimenti non solo dell'allenatore ma tutto dello staff tecnico dirigenziale, insomma, però finì 0-0. Mi ricordo una partita su un campo difficile, Pessimo. pessimo, sì, perché mi ricordo era molto pesante. E adesso andiamo a giocare lì, vediamo, ogni partita riserva delle insidie, e ogni partita è una storia a parte, quindi ci siamo preparati bene, abbiamo recuperato in maniera più che sufficiente, adesso abbiamo ancora 2 giorni di tempo per capire quelli che stanno meglio e quelli meno bene, e poi gli 11 che inizieranno in campo dovranno fare una prestazione all'altezza loro, insomma, no? Come la stanno facendo fino adesso. Ultima battuta, cambiando un attimo il discorso, ho letto sul sito del Crotone che hai convocato 22 calciatori. Sì. Mandarne 4 in tribuna è sempre un Sì, problema. è il problema più grosso per noi tecnici, compreso te che fai l'allenatore. Grazie. Quindi questo è, dicevo ai tuoi colleghi, il rammarico più grosso, perché comunque quando tu devi scegliere di dire tu oggi vai in tribuna è un compito difficile, perché questi ragazzi comunque si allenano bene, sono ragazzi che hanno voglia di emergere, quindi, però credo che da quella fine, e non è retorica questa, però tra squalifiche, tra partite ravvicinate ci sia possibilità per tutti di mettersi in evidenza. Alcuni avranno più opportunità, altri di meno, ma ce l'avranno tutti. Ok, c'è questo giovane collega che deve rivolgerti una domanda. Vai, Mimmo, Mimmo, inquadrami questo giovane collega. Vai. In questo periodo la squadra sta guadagnando dei punti utili alla classifica. Sì, ultimamente sì, perché le ultime 3 partite abbiamo vinto 2 gare e pareggiata una, quindi in questo momento stiamo bene. Speriamo di continuare. Ne hai un'altra? Hai intenzione di apportare modifiche nei ruoli dei giocatori? Nei ruoli, cioè nella formazione, si può darsi qualcosa, ci sta pure, vediamo. Ho ancora 2 giorni da scegliere, vediamo. Okay. Ancora un'altra? Vai. Quale sarà la formazione per la partita Grosseto-Crotone? Ti ho appena risposto. Di solito me la fa lui, tuo collega giornalista, questa domanda, però oggi me l'hai fatta te l'avrà scritta lui, non so ancora, vediamo.